Presentiamo questa sera un volume di Lester Greenspun, Viaggio nella canapa, su un tema molto in qualche modo anche appassionante e d'attualità, cioè sugli usi terapeutici di questa sostanza. In relazione e ha qualche attinenza con le questioni che sono sulla drammatica attualità nel nostro paese, sulla terapia, sul dolore e quindi che interventi compiere insomma, verso pazienti e malati che hanno sofferenze e che attraverso alcune sostanze, in questo caso parliamo della cannabis, potrebbero avere i loro dolori però prima di magari poi affronteremo il fatto quali proprietà terapeutiche della canapa come antidolorifico, però io penso che sia forse, così per introdurre un po' questo volume che raccoglie in parte gli scritti pubblicati nell'arco di 10 anni su Fuori Luogo, il mensile edito dal Manifesto, e in parte sono saggi originali o interviste o documenti originali. Bene, voglio ricordare che pochi mesi fa, a settembre, Greenspun in una sala della Camera dei Deputati ha tenuto una lezione vera e propria con la presenza di molti medici, pazienti, associazioni, parlamentari e d'altronde l'incontro era appunto alla Camera dei Deputati. Per presentare la sua riflessione che ormai data dal 1968. E in quell'occasione abbiamo ricordato che un'altra volta era venuto in Italia, proprio nel 1999 a Bologna. E in quell'occasione presentava Greenspun a Giancarlo Arnao, che è stato grande personalità dell'antiproibizionismo italiano. E in quell'occasione ci fu la prima conoscenza in Italia di questa figura straordinaria, di questo psichiatra dell'Università di Harvard, che è uno scienziato, un medico, ma è anche un militante politico, perché che in questi anni ha accentuato la sua militanza anche in contrapposizione con tutte le concezioni teologiche che hanno preso il sopravvento negli Stati Uniti. Ma è importante la sua figura e la sua riflessione anche nel momento in cui racconta come ha iniziato a occuparsi di canapa, che lui inizia perché vuole studiare come convincere, appunto negli anni prima, durante il 68, prima del 68, vuole convincere, essere convincente per i giovani dei danni che l'uso di questa sostanza può provocare. E inizia a studiare. E però studiando l'argomento e tutta la bibliografia, eccetera, si convince che questa impostazione era errata e non rimane bloccato su quello che era appunto l'inizio della sua ricerca, ma prende atto da lì inizia, pubblica il risultato della sua ricerca e da lì inizia questo viaggio, come abbiamo detto, nella canapa,
ed è importante questa denuncia dei miti che sono diffusi sulla marijuana. Certo, non si limita a dire che la canapa è meno pericolosa del tabacco e dell'alcol, che potrebbe essere una cosa ormai acquisita, ma sostiene anche sulla base dell'esperienza e della scienza che la canapa ha proprietà così utili e potrebbe essere in futuro considerata positiva come l'è stata la penicillina, e sostiene che questa sostanza non ha tossicità, nel senso che non ha provocato nessuna morte per overdose nell'arco di decine, centinaia, se non migliaia di anni. Dal punto di vista scientifico, poi forse su questo ci confronteremo, Greenspun sostiene che è importante basarsi sulle evidenze anedotiche, cioè sul racconto dei malati, sulle esperienze dei malati, perché Greenspun è scettico sulla possibilità di dividere la legalizzazione per gli usi terapeutici dalla battaglia per la decriminalizzazione della canapa tout court. E in questo il bersaglio più forte della sua polemica negli ultimi anni è contro la farmaceutizzazione della sostanza. Cioè Greenspun sostiene che l'attenzione che c'è da parte di società farmaceutiche di fare dei prodotti che non siano il prodotto naturale, ma invece la via tradizionale della creazione del farmaco, ha un fondo ideologico, cioè quello della demonizzazione della sostanza e quindi la neutralizzazione attraverso il processo di medicalizzazione. Questo probabilmente aprirebbe anche tutto un altro capitolo, che è quello sulla patologizzazione della devianza o del consumo di sostanze. Ma insomma, una frase, Greenspun ha veramente questa capacità di usare frasi nette, molto comprensibili. Per esempio, quando dice che la marijuana non è l'erba diabolica che il governo americano ha descritto per decenni. E Greenspun denuncia la persecuzione dei consumatori americani che ha colpito 12 milioni di cittadini con l'arresto o con misure di sequestro dei beni, della casa, dell'automobile e quindi conseguenze gravissime. Greenspun denuncia l'asservimento della scienza al potere e credo che questo sia un tema particolarmente di attualità, insomma. Nel momento in cui in Italia si dice che bisogna sostenere la ricerca, e che è cosa verissima, c'è anche però contemporaneamente da dire che noi abbiamo una ricerca spesso subalterna ai voleri, alle volontà e al committente, e rischia di non esserci una ricerca originale, autonoma, libera. E su questa questione della canapa, nonostante rapporti internazionali, da quello della Camera dei Lord al rapporto Roch di una commissione del governo francese, al rapporto della Nolen del Senato canadese, eccetera, nonostante ci siano montagne appunto di documentazione che sulla canapa conferiscono a questa non solo le proprietà
terapeutiche, ma anche la richiesta che non ci sia la criminalizzazione. Nonostante questo, in Italia, parliamo dell'Italia, l'ultima legge, decreto Fini Giovanardi, trasformato in fine legislatura in legge, si è concentrato proprio sulla persecuzione della canapa. Perché l'unificazione in un'unica tabella delle sostanze è proprio legata alla idea che bisogna colpire più fortemente questa rispetto alle altre sostanze che prima erano in una classificazione che le penalizzava maggiormente. Ora sono tutte penalizzate allo stesso modo, con insomma, carcere da 6 a 20 anni per la detenzione a fini di spaccio, e lo spaccio è determinato da una soglia determinata da un'altra tabella. Ed è la polemica di questi giorni sul fatto che la ministra Turco ha raddoppiato il livello, portandola a 1 grammo il livello di THC sotto il quale vi sono le sanzioni amministrative, non che non ce ne siano, ma ci sono sanzioni non penali. Nella relazione alla proposta Fini-Giovanardi è chiaramente detto che non solo la canapa è una droga come le altre, perché le droghe sono tutte uguali, con un messaggio secondo me grave da un certo punto di vista, ma addirittura che c'è nella relazione l'obiettivo preciso che l'utilizzo della canapa deve essere vietato anche a fini terapeutici, quindi non solo a scopo ludico o altro, ma anche eccetera. Ecco, io volevo adesso soffermarmi un momento ad alcuni dati che riguardano l'Emilia-Romagna, così per comprendere insomma com'è la repressione anche in Italia. No? Ho citato il dato 12 milioni, no? Negli Stati Uniti, ma qui non è che si scherza in Italia, insomma, no? Io ho preso i dati dalla relazione ufficiale del governo e sono dei dati insomma, impressionanti. Le operazioni antidroga in Emilia-Romagna sono per l'eroina 288, parlo del 2005, per l'eroina 288, per la cocaina 576, per la cannabis 674, per l'LSD 0. Questo è il. E poi ci sono le persone deferite all'autorità giudiziaria. Anche qui, per le differenze fra eroina, cocaina e cannabis, testimoniano che sulla cannabis c'è un numero di denunce e di provvedimenti restrittivi molto rilevante. Per i provvedimenti restrittivi verso italiani, perché poi c'è nelle tabelle verso italiani e stranieri, verso italiani e per l'eroina con provvedimenti restrittivi sono 144, per la cannabis sono 273, per l'LSD non c'è mai nessuno. Ma adesso, per esempio, ma la repressione maggiore va verso i giovani che non spacciano, ma semplici consumatori, e c'è la denuncia al prefetto per le sanzioni amministrative. Qui i numeri sono impressionanti, perché segnalati al prefetto, mi pare, in Emilia-Romagna sono oltre 2000, e divisi per sostanze. In realtà c'è tutta la serie storica dal 2002, per esempio nel 2002 1063 segnalazioni, 975 sono per cannabis. Nel 2003 1074 il totale di segnalazioni al prefetto, 982 per cannabis e così via. Posso continuare fino a. Ma i dati sono impressionanti, cioè che c'è una
repressione anche prima della legge Fini, che è concentrata su questa sostanza. Ed è difficile capire perché questo accanimento, se non per un fatto forse di costruzione dell'ideologia proibizionista che non ammette la differenziazione delle sostanze. E quindi, perché se accettasse che una sostanza non è pericolosa nei termini, insomma, in cui ci intendiamo, ovviamente tutte le sostanze hanno effetti, dipende dall'uso, dalle modalità, ma insomma, questo farebbe cadere probabilmente questa costruzione così pesante che c'è. E ancora, e qui chiudo, è uscito anche l'anno scorso in Italia il libro Marijuana, Miti e Fatti per l'editore Vallecchi. Anche lì sono veramente delineati i capitoli con tutti i miti e la contestazione scientifica delle falsità che vengono diffuse. Eppure ancora oggi si dice che la marijuana provocherebbe schizofrenia o che la marijuana provocherebbe tutti i possibili danni cerebrali, fisici, eccetera, oltre poi quelli morali, ma non risultano in realtà dalle ricerche scientifiche conferme di questo, e ormai l'uso di questa sostanza è storicizzato, non è inventato. Allora, oggi noi abbiamo in Italia la discussione, invece con una proposta di legge, un disegno di legge presentato dal governo per l'uso terapeutico della marijuana. La discussione ormai credo inizierà con il prossimo anno e l'utilità di questo libro, io credo, di Greenspoon è che chiarisce come anche la questione dell'uso terapeutico va centrato all'interno di una concezione culturale, di una battaglia politica che non veda divisa la questione della canapa terapeutica dalla questione più generale della non criminalizzazione dell'uso di questa sostanza. Greenspoon su questo è molto determinato e in concreto questo può voler dire che nel testo presentato dal governo il punto è stato definito in maniera soddisfacente, c'è lo spazio per un uso della canapa, sia quella naturale che quella, diciamo, farmaceutica o sintetica. In molti paesi europei vi sono sia i prodotti sintetici che siano il Marinol o il Sativex. In Olanda in farmacia si può anche acquistare il prodotto naturale, le infiorescenze come il Bedrocan. Quindi il quadro è in movimento perché c'è una proposta, un disegno di legge del governo in questo senso, vi sono molte regioni che hanno presentato documenti, mozioni, Lazio, Liguria e negli anni passati altre regioni, ma adesso queste ultime le hanno fatte puntualmente. Mi pare che questa testimonia un'attenzione finalmente a questo tema molto attuale. Rimane poi la necessità, a mio parere, della revisione della legge Fini-Giovanardi con l'abrogazione di alcune parti e la revisione di altre, perché
ci sono alcuni punti come per esempio la coltivazione domestica di marijuana, eccetera, che non possono che essere affrontate attraverso una depenalizzazione o attraverso altre forme di intervento sulla legge. Credo, io mi fermo qua dicendo che il volume ha una sua scansione, insomma, per temi, è veramente affascinante per l'arguzia, l'ironia e il rigore con cui Greenspun scrive. Mi pare importante che forse nelle ultime pagine lui pone il problema che sull'uso della canapa occorra uscire allo scoperto, cioè che persone insospettabili si dichiarino, perché questo può far fare il salto di qualità a questa questione, demolendo lo stereotipo che l'uso di queste sostanze sia solo di soggetti marginali o stravaganti, e che invece può essere, e lui racconta la sua esperienza di consumatore, dando quindi forza a una capacità, insomma, di questa sostanza di non essere, il cui uso non può essere considerato invalidante dal punto di vista non solo per cantanti e artisti, ma anche per professionisti. Quindi con questo invito a fare outing, insomma, a uscire allo scoperto, mi pare che è molto incoraggiante, insomma, per una campagna da fare nei prossimi mesi. Grazie, mi presento, sono Alessandro Liberati, sono medico, insegno all'università e lavoro all'agenzia regionale, e per di più ho un passato, molte delle discussioni che sono state fatte, di volontariato nel campo della volontariato politico, diciamo, nel campo del problema della sensibilizzazione ai temi della dipendenza e della battaglia sulle leggi. Devo dire che sono abbastanza vecchio da ricordare i tempi della legge Iapolino-Vassalli, visto che si è citata, e tra l'altro mi pare che la Iapolino, come dire, sia anche sul terreno che è più vicino a un aggruppamento politico, per dire che tutto sommato questi temi sono dei temi che sicuramente nell'ultimo scorcio politico sono stati fortemente caratterizzati sul piano strumentale, ma che la strumentalizzazione del tema viene da molto lontano, quindi non dobbiamo dimenticarci. Da un certo punto di vista è incredibile come a cicli più o meno quindicennali si discuta sempre delle stesse cose. Questo è l'aspetto, a mio avviso, più deprimente e, come dire, fastidioso di questa vicenda. Ma io ringrazio di avermi invitato, anche perché ho avuto la sorte di leggermi in maniera molto infusione rapida questo insieme di scritti, che mi ha, devo dire, molto divertito. Mi è sembrato molto interessante su alcuni punti, su alcune cose non sono d'accordo, lo dirò poi sinteticamente, ma certamente il tema di smitizzare il rapporto e di gettare luce sul falso rapporto tra scienza e ideologia mi pare un tema centrale del contributo, al di là di questo libro, insomma, leggendo anche la biografia dell'autore. E questo secondo me è un tema oggi molto attuale, il tema bisogno di trasparenza del mondo scientifico. Poi ci tornerò, mentre aspettavo di sedermi qui ho visto che ci sono pile di De Costa and Gartner, Giardiniere impaziente, che è un libro che, pur nelle sue esagerazioni letterarie, andrebbe insegnato a scuola per spiegare che cos'è oggi il rapporto tra scienza e potere e tra anche medicina e potere. La seconda questione che suscita in generale questo libro è quello del rapporto tra convinzioni personali e modelli sociali, che va al di là, che è poi il tema della tolleranza, perché molte delle questioni legate alla criminalizzazione, qui si parla della cannabis, ma in generale sul tema delle droghe,
significa una forte ideologizzazione, una contrapposizione in termini di necessità o desiderio di normalizzazione. La terza questione, che è quella che mi riguarda più da vicino, è quella del rapporto tra conoscenze scientifiche e politiche, politiche sanitarie e politiche sociali. Su questo trovo che il libro sia molto puntuale e molto utile nel ricostruire rapidamente la storia di come si possa, come si dice, negare l'evidenza, di come a fronte di una serie di rapporti che, per chiarire subito, sono stati più degli studi, non tanto sulle proprietà terapeutiche, perché sulle proprietà terapeutiche l'autore secondo me esagera un po', poi ci tornerò, noi li conosciamo veramente poco ed è sarebbe effettivamente importante, eliminata la demonizzazione, fare della ricerca seria sull'utilità che la marijuana e i suoi derivati possono avere, ma poi su questo ci torniamo. Invece è molto utile vedere come, a fronte di tutti gli studi sui cosiddetti danni, nonostante appunto tutti i rapporti che anche Colone citava prima, questi sono stati sistematicamente ignorati. E come sia stata anche sistematicamente ignorata, e questo è colpevole da parte del mondo scientifico, anche italiano, la problematicità e la difficoltà di interpretazione, per esempio, di tutti gli studi sulla correlazione tra marijuana e incidenza di schizofrenia o altre patologie del sistema nervoso, proprio perché, viste laicamente, quegli studi non reggono a una seria analisi tipo scientifica. Tra l'altro, su questo ci sono cadute anche un po' delle riviste mediche importanti, perché ci sono riviste inglesi, americane, autorevoli che hanno pubblicato dei lavori, diciamo così, di revisione e rivalutazione molto poco rigorosi dal punto di vista scientifico. La cosa più clamorosa in Italia è stato nel 2003, mi sembra, il pronunciamento del Consiglio Superiore di Sanità, che, richiesto di un parere urgente dell'allora maggioranza di governo, che aveva evidentemente bisogno di un supporto anche tecnico, a questo fece un pronunciamento con un documento di poche pagine e di cinque citazioni bibliografiche a fronte delle veramente migliaia di studi che ci sono, dicendo che non si poteva escludere la pericolosità, che è una, voglio dire, è un'affermazione. Quindi questo dimostra che il rapporto, diciamo, scienza-potere, scienza-politica è una cosa su cui bisogna fare chiarezza. Vediamo un attimo sugli aspetti, qui ci sono due temi, no? C'è il tema principale che dice, mi sembra il filo rosso del libro, le preoccupazioni di ordine morale devono cedere il passo rispetto a quelle delle scelte di politiche e di bilanciamento tra i rischi e i benefici di politiche sociali, giudiziarie, eccetera. Il secondo tema importante è che informare vuol dire distinguere, invece che fare, scusate il gioco di parole, di tutta un'erba un fascio, e quindi accomunare non è utile, parlare delle droghe non serve a nulla. La terza questione è che il consumo di droga o di sostanze illecite, culturalmente e storicamente illecite, va circoscritto il più possibile nell'ambito dell'esperienza di vita e non va dilatato. Uno dei temi che spesso viene citato a questo proposito è la pericolosità di un uso eccessivo e intensivo di marijuana in certe fasce di età, in certi gruppi, nell'età fondamentalmente in cui la persona è più, diciamo, priva di difese personali, è più esposta all'attrazione di modelli che lo possono portare fuori strada, come si dice. Questo è un problema e sicuramente c'è una dimensione che si occupa dei problemi legati alle sostanze di abuso, in una fascia estremamente ristretta, dove non la marijuana per le sue proprietà farmacologiche, ma per il tipo di ambiente in cui porta a vivere, in cui uno è esposto a, per esempio, sostanze molto più pericolose. Il famoso mito: tutti cominciano con la marijuana, è una sciocchezza colossale. Perché? Perché evidentemente è talmente diffuso l'uso della marijuana come sostanza di primo, che è più facile trovare, di primo approccio, che poi è molto facile che chi fa uso più prolungato di droghe più pesanti sia passato anche attraverso questo. Ma questo non significa dire che la marijuana porta all'uso di... Questo è stato un cavallo di battaglia per tantissimo tempo
rispetto alle politiche proibizioniste. E questo, stranamente, talvolta viene avvallato anche da scienziati, ed è veramente una cordelleria spaventosa. Tu, peraltro, prima dicevi che colpisce, quando hai citato le statistiche di sequestri e di azioni giudiziarie. Ecco, io credo che però questo non, tu cur non possa essere preso come un indicatore di accanimento verso la moneta. Fa più parte del fatto che è una sostanza di molto più comune uso e quindi è molto più normale che statisticamente i sequestri o le operazioni di polizia. Io personalmente, ecco, non la interpreterei esattamente nel modo che hai detto tu, ma come il fatto che se la si mette tra le sostanze perseguibili e se la si mette sul piatto della stessa perseguibilità, fatalmente... volevo chiudere così questo primo giro dando magari qualche contributo invece sul tema delle proprietà terapeutiche. Allora, qui è il punto su cui, secondo me, almeno dal mio punto di vista, il libro di Greenspan è un po' meno condivisibile. Perché? Perché lui sostanzialmente, come tu hai detto, dice in sostanza, uno, quello che hai ripetuto anche tu, che va valorizzata l'aspetto esperienziale rispetto a quello degli studi, diciamo, scientifici tradizionali. La seconda, lui dice, se noi oggi volessimo testare l'effetto terapeutico del naturale o dei derivati secondo le regole della farmacologia ufficiale, ci vorrebbe molto tempo, ci vorrebbero molti soldi, poiché non è una sola, una pianta non è brevettabile, nessuna industria farmaceutica sarebbe interessata a sostenere i costi che sono necessari per fare una prova di tossicità, attività, eccetera, eccetera, e quindi si potrebbe usarla così com'è. Ecco, su questo io non sono d'accordo, primo per un principio di fattibilità, questo non è tecnicamente possibile, non sarebbe, ma secondo per un'altra ragione, che oggi se parliamo di effetto terapeutico, a parte piccole nicchie, il problema del glaucoma, che è una malattia in cui aumenta la pressione dentro l'occhio, per cui la sostanza attiva riduce questa pressione. Ma il vero tema è quella di utilizzare la marijuana o suoi derivati nell'armamentario dei farmaci per il dolore. Allora, partiamo dal presupposto che in Italia il problema del dolore, soprattutto il dolore di pazienti terminali, oncologici o pazienti che soffrono di altre patologie, è un problema scandaloso dal punto di vista di come viene male affrontato. Si stima che l'80% e più dei pazienti che hanno gravi malattie soffrono, soprattutto nelle fasi terminali, di dolore molto forte, molto pesante, mentre sappiamo che con gli strumenti che ci sono già oggi disponibili, dai comuni antinfiammatori per le forme più lievi, agli oppiacei, alla morfina e derivati per le forme più gravi, sarebbe assolutamente controllabile, semplicemente per varie ragioni di ignoranza e di pregiudizio, per esempio sull'uso degli oppiacei. Pensate se uno si debba porre il problema che un malato che ha un'aspettativa di vita di 2 mesi corra il rischio di sviluppare dipendenza da morfina, eppure molti medici pensano ancora a questo e non usano. Quindi, per esempio, quello che ha fatto il ministro è stato di rimettere mano un po' in generale a tutto il tema della terapia del dolore. In questo senso, da un punto di vista concreto, oggi varrebbe la pena di fare della ricerca mirata per capire che cosa la marijuana e i suoi derivati possono aggiungere in più rispetto a quello di cui abbiamo già disponibile. Da questo punto di vista, avendo anche noi un atteggiamento molto laico, perché non è che la marijuana, ecco, su questo l'autore un po', insomma, il paragonare la marijuana alla penicillina mi sembra francamente una, come dire, divertente forzatura, però non di più, per 2 ragioni principali. Quando è stata scoperta la penicillina, la farmacopea contava pochi principi attivi. Ricordo, per chi non è esperto di questo, che la penicillina è stato il primo antibiotico. Quindi non è che la penicillina sia aggiunta a qualcosa che c'era già. Ha cambiato la storia della cura delle malattie infettive. Poi sono stati sviluppati tutti gli altri. Insieme, peraltro, perché non sono solo i farmaci che hanno migliorato quello, al miglioramento delle condizioni di vita, eccetera, perché tutti pensano, per esempio, che la tubercolosi sia stata sconfitta grazie all'uso di un altro antibiotico derivato dalla penicillina, che è la streptomicina. Se uno guarda i libri di storia della medicina, la tubercolosi aveva già cominciato a calare prima che si scoprisse la streptomicina, perché la gente viveva un po' meglio, perché mangiava un po' di più, perché aveva condizioni di vita un po' meglio. Quindi
le medicine, come dire, cambiano la storia quando intervengono su processi sociali più ampi, non sono quelle che da sole. Ma in ogni caso, oggi abbiamo una farmacopea sulla terapia del dolore molto ampia. Il tema è che ci sono probabilmente degli spazi in cui la marijuana e i suoi derivati, o usati per via inalatoria, o per via orale, cioè, potrebbero coprire uno spazio che altri farmaci non coprono. Per fare questo però ci vuole ricerca seria. È chiaro che su questo deve intervenire una ricerca pubblica, perché per le ragioni che abbiamo detto prima, non ci sarà, a parte il principio attivo sviluppato da questa casa farmaceutica inglese, di cui adesso non ricordo il nome, però in generale certamente questa è un'area orfana. Agitata. Ecco. Quindi probabilmente contestualmente a quello che il ministro adesso ha previsto come reintroduzione della possibilità di uso terapeutico, mi pare che alcune regioni si stiano muovendo in questo senso, di potenziare, di realizzare degli studi, di finanziare degli studi seri, ben fatti, che confrontino questa sostanza, che da questo punto di vista la consideriamo un farmaco come un altro, con quello che è disponibile, e vedere se davvero questo può dare più, con un atteggiamento molto laico. Quindi concludo dicendo che insomma a me la lettura di questo libro è molto divertito e molto bello. Mi sembra che ci sia in alcuni punti un eccesso di, visto che se dobbiamo parlare, diciamo anche qualche, come dire, moderata critica, mi pare giusto, un eccesso di mix tra gli aspetti esperienziali e culturali e quelli più scientifici. Sui secondi c'è un po' un effetto di trascinamento dell'entusiasmo. D'altro canto il mio compito qua era quello di fare un po' quello noioso, scientista, e quindi credo che come contributo la prospettiva di una corretta informazione passi anche attraverso il analizzare seriamente i miti e i pregiudizi, però essere poi molto rigorosi e molto attenti nel conclusione. Ma secondo te, appunto, io sono d'accordo che occorre anche una ricerca per la valutazione degli esiti, anche perché per avere poi dei dati, a partire anche, secondo me, il fatto che ci sia anche una ricerca aneddotica, insomma, anche dell'esperienza del malato, credo sia utile. Forse questo non so se ti convince invece, ma io penso che avere anche i racconti dei malati può essere utile. Però al di là di questo, penso che la discriminante sia nel fare questa ricerca sull'utilizzo di tutte le sostanze, cioè sia quelle di sintesi che quella naturale. Questa mi pare che è una possibile, se è così, credo che sia importante, insomma, per valutare, per capire se invece la ricchezza, perché quello che sostiene Greenspun è che la sostanza naturale ha molte più combinazioni positive che non solo quelle del THC di base, ma invece una composizione molto più ricca. Ma sai, quest'ultima cosa che dicevi è un'affermazione che dovrebbe oggi essere sostanziata dagli strumenti analitici che possediamo. Quando si discute, per esempio, di medicine non convenzionali, adesso se facciamo un salto su un altro tema, ma questo è costantemente un tema. Questa regione, come forse alcuni sanno, insieme ad altre, la Toscana, avviato alla Val d'Aosta, ha avviato un programma sperimentale di valutazione controllata di alcune medicine non convenzionali, agopuntura, omeopatia. Il problema è di acquisire un linguaggio comune, perché quando si cerca di sottoporre, diciamo, ai criteri del vaglio sperimentale della medicina ufficiale un rimedio come il rimedio omeopatico, che si basa sul principio dell'individualizzazione, si fa una gran fatica, perché oggi il metodo scientifico dice che per sapere se una sostanza veramente funziona tu dovresti prendere un certo numero di individui e a metà dare la sostanza attiva e a metà non darla. Non solo, ma dovresti anche far finta alla metà a cui non la dai di dargliela con il famoso placebo, per evitare che sia l'effetto psicologico che dice io sto prendendo la malattia. Quindi è molto complicato. In questo caso però il problema secondo me è più semplice, l'unico problema rispetto ai prodotti naturali è la valutazione della tossicità.
della purezza, il prodotto di sintesi per definizione puro, prima di utilizzare su persone in cui fai un esperimento, devi essere sicuro di, ma in teoria non c'è un ostacolo a prescindere. Ecco, sul piano del valore dell'esperienza individuale, qui tocchi un tasto molto dolente, perché oggi diciamo, la metodologia clinica o della sperimentazione ha raggiunto faticosamente un livello di standardizzazione per cui si cerca di abolire un sacco di sostanze che non servono e che vengono proposte. Allora, perché io mi devo opporre quando l'industria farmaceutica mi propone un nuovo farmaco dicendo 10 persone l'hanno provato e fa tanto bene? E io gli dico col cavolo, voglio esperimenti rigorosi e in altri campi invece. Questo senza sottovalutare l'importanza dell'esperienza soggettiva. Oggi però l'esperienza soggettiva può essere valorizzata e utilizzata all'interno di sperimentazioni serie. Per esempio, facendo una sperimentazione in cui tu misuri non solo gli effetti, diciamo, di tipo fisico, ma anche di tipo psicologico, di gradevolezza, di impatto sulla qualità di vita. Tutto questo si può. Altrimenti, se rilassiamo l'asticella, passa tutto, nel senso che poi non abbiamo più nessuna difesa. Insomma, anche purtroppo molti pazienti curati con la terapia di Bell sostenevano in assoluta buona fede che stavano meglio dopo averla presa. Eppure, sappiamo che, ahimè, purtroppo la terapia di Bell Grazie. Io sono Roberto Panzacchi, sono un consigliere comunale attualmente qua a Bologna. Ho lavorato, lavoro anche attualmente nel campo della prevenzione, dell'intervento e dell'informazione nelle scuole superiori di Bologna in tema rispetto al consumo delle droghe. Adesso è un progetto che si chiama Salute e Benessere. In passato avevamo provato, lavorando anche dentro un centro sociale di Bologna che si chiama Livello 57, parlo di 10-12 anni fa, a lavorare a quello che poteva essere un'associazione di consumatori. Perché penso, c'è cioè il titolo su questo numero di fuoriluogo, c'è cioè un titolo di un articolo che dice la canapa solo ai malati non funzionerebbe. Penso che sia difficile disgiungere proprio questi due aspetti e soprattutto perché c'è una disparità notevole tra quello che è il sapere popolare, il sapere professionale degli operatori che lavorano sul campo e diciamo l'uso politico della ricerca scientifica. Ecco. Magari ci sono tante ricerche che si potrebbero ascoltare. Vale a dire che sono convinto che le case farmaceutiche non siano disponibili ad accettarlo e contrastino fortemente perché l'uso della canapa apre una dimensione che è quella, ad esempio, dell'autodeterminazione, cioè dell'autogestione e dell'autoproduzione. E sarebbe fra tutte queste sostanze, l'eroina non si può produrre in casa, la marijuana uno se la può coltivare e può utilizzare. Quando dico che c'è un sapore diffuso, sicuramente non entro nel campo di cui parlavate prima, dell'utilizzo per anch'io, anche a me colpisce quando lui parla, sembra un po' forte, azzardato, non l'utilizzo terapeutico in alcune situazioni particolari, molto pesanti, però sicuramente c'è un sapere diffuso, conosciuto. Che racconta anche per un uso più semplice, no? E quindi magari più che alla penicillina, che è uno stesso parallelo che fa Grispo, si può pensare all'aspirina e quindi no, un'aspirina ormai le persone sono abituate ad usarle come in maniera autonoma, no? E quindi ugualmente anche la canapa ha questo tipo di possibilità. C'è sul merito anche alla ricerca, il contrasto tra la ricerca e il sapere popolare e anche professionale. Ripeto professionale perché tutti gli operatori, parlo di quelli che conosco io, che ho conosciuto in questi anni, noi provavamo 10-12 anni fa a fare quello che poteva essere una specie di comitato di consumatori, no? Di lega di consumatori, per cui raccoglievamo delle sostanze, avevamo il contatto con il SERT di Rimini e di Riccione, assieme ci analizzavano le sostanze, rimandavamo in giro, in circolo, l'analisi dei prodotti che trovavamo, tutti, dall'eroina, all'ecstasy, che in quegli anni insomma, usciva potente, ma anche sulla marijuana, proprio che c'è stato un lavoro, ci sono state un'estate che a Bologna si diceva che arrivava la marijuana albanese, i primi anni che arrivava la marijuana albanese, tutti intossicati perché era contaminata da sostanze tossiche,
poi magari l'analisi rivelava che c'era un contenuto di THC, un principio attivo, che era mediamente il doppio di quello che trovavi nelle marijuane che arrivavano olandesi, per cui magari si pensava che fossero anche gli olandesi che diffondessero questa cosa. Però, a parte di questo, c'è un sapere comune che consente anche un uso terapeutico di bassa soglia, debole, no? Che però, voglio dire, è consolidato. Esistono dei consumatori di 50-60 anni, sono 40 anni che consumano la canapa e non si sono mai sviluppate patologie particolari, sanno come usarla, sanno come dosarla, sanno come non utilizzarla. Quindi, voglio dire, la ricerca deve farsi carico poi anche di questo aspetto, per cui mi piaceva questa idea del fatto di che escano le persone, no, che raccontino, proprio perché magari troveremo persone insospettabili, abituate a utilizzare la canapa proprio per un uso che sembra più ricreativo, ma alla fine poi per alcuni diventa veramente terapeutico, no? Tranquillizzarsi, creare comunità. Il lavoro negli anni, a metà degli anni 90, facevamo una ricerca sul consumo dell'ecstasy, per quello che usciva, perché usciva forte. Poi avevamo uno scenario importante che era la Riviera Romagnola qua vicino, quindi era facile arrivare alle discoteche, al grande consumo, no? Però usciva questo contrasto che continua a esistere. Io lavoro in molte scuole bolognesi, c'è un forte consumo di hashish e marijuana, che non è così problematico, come gli stessi operatori che poi arrivano, anche dei servizi sociali, come invece quello di altre sostanze. Allora, continuare a assimilare, continuare a metterla assieme, che era sicuramente un grande problema. Creava dei gravi danni, e sicuramente la legge che adesso ha aumentato la gravità e la consistenza dei danni, all'informazione. Diventa difficile poter fare un lavoro serio di informazione con questo tipo di legge, crea gravi danni alla ricerca, all'uso politico di questa ricerca, perché si fa solo un uso politico, ma non esistono dei dati significativi, anzi comunque si sa, è accertato, a questo punto è chiaro che non ho il supporto e la validità scientifica, però c'è il supporto di un sapere popolare che si trascina da secoli, ma che comunque anche solo si trascina da decenni, per quello che riguarda la mia esperienza di vita, no? Cioè, da 30 anni posso assicurare che ho visto persone che consumano regolarmente, mischiando proprio questi usi, l'uso ricreativo, l'uso terapeutico, a volte riuscendo anche a concretizzare, a pensare che in effetti quello che stanno facendo è un uso terapeutico, fumo perché per i dolori mestruali. In questo periodo conosco alcune donne che sono riuscite a identificare nella marijuana come un elemento che le aiuta, e sicuramente meno tossico di un altro prodotto di sintesi. Allora, garantire la possibilità, garantire la libertà, e sicuramente rende più liberi. In questo senso penso anche che sia pericoloso, forse pensando a quello che diceva prima, con loro non si capisce perché quello che chiamavi la criminalizzazione della canapa, perché poi magari si criminalizzano altri. La mancanza, la possibilità di poter utilizzare questa pianta apre limite alla ricerca, non solo all'uso terapeutico, quindi non solo al consumo, al fumarlo, ma anche altri utilizzi, no, dal punto di vista scientifico. In questa zona la canapa era una cosa largamente diffusa, cioè lo dimostra l'inizio del portico di Via Indipendenza, c'è un bel disegno sul portico che parla appunto della cannabis. Era largamente diffuso e poi via via si sono produzioni sono scomparse, ma avevano anche un altro utilizzo. Rimanendo al discorso invece terapeutico, penso che sia un buon vettore, possa aprire, cioè, finalmente la possibilità anche di lavorare. Questo è un primo passo, però sicuramente non va disgiunto a quello che invece la possibilità veramente di poter lavorare a 360 gradi su questa sostanza, accettando anche degli utilizzi che sono, come dire, autogestiti, autodeterminati, ma che sono largamente diffusi. Ci sono dei dati che raccontano di una grande diffusione. Se parlo della nostra città, arrivano ricerche di diversi orientamenti che raccontano una grande diffusione. Qualsiasi operatore che lavori in questo campo ha comunque dei dati che ti garantiscono che esistono e c'è una grandissima diffusione. Impedisce però un rapporto anche, come dire, molto laico, per cui, cioè, una delle cose in cui io mi trovo a scontrarmi con i ragazzi a scuola può essere che alle 8:15 loro si fanno una canna prima di entrare in classe. Una cosa che noi contrastiamo fortemente, proprio perché non è il momento.
se anche gli produce degli effetti che sono terapeutici, quello di rilassarsi, andrà bene alla sera, ma non alla mattina in classe. Ecco, però magari questa aneddoto un po' così, però impedisce veramente di lavorare, perché ti pone sempre sul confine, è legale, è illegale, tu non puoi lavorare su questo tema, e quindi all'informazione, alla prevenzione e al confronto anche con quelle fasce d'età, no? Alcune sono più esposte, quelle a cui si pensa sempre sono sempre gli adolescenti, no? Sono i giovani, sono sempre più a rischio, un metabolismo diverso, sicuramente una difesa, capacità psicologiche diverse, no? Si pensa sempre più deboli, quindi meno in grado di saper affrontare quel tema. Mentre invece la possibilità di poterne parlare liberamente aprirebbe sicuramente degli spazi diversi e insomma ne gioverebbe a tutti, nonché anche alla ricerca psicosociale, ecco, non solo quella di laboratorio, di sintesi. Cioè, nell'ambito dei cosiddetti psicofarmaci, che poi sono a sua volta classificabili in tranquillanti maggiori, tranquillanti minori, cioè, se la domanda è, nei farmaci ufficiali in commercio, ci sono oggi derivati o la molecola cannabis? La risposta è no, proprio perché la cannabis ha una particolare regolamentazione che la mette in una tabella che non ne permette l'uso dal punto di vista terapeutico, quello di cui stavamo parlando prima, cioè quelli che tu chiamavi gli antidepressivi, di cui poi ci sono vari tipi, sono molecole, alcune naturali, poche, oggi molte di sintesi, che passano attraverso una sperimentazione che sono quelle che dicevamo richiedono i tempi lunghi e le valutazioni. Bisogna stare attenti al fatto del termine droga, perché voglio dire, lo psicofarmaco maggiore è una droga, cioè dobbiamo solo intenderci su quello. Se per droga intendiamo una sostanza che altera le capacità psicofisiche e i livelli percettivi di un individuo, molti farmaci sono droga. Quindi dobbiamo anche qui cercare di utilizzare, se poi parliamo di droghe illegali, allora è un conto. I farmaci sono, se mi passi il termine, molti farmaci sono droghe legali, usate a scopo terapeutico. Quindi il termine droga, tant'è vero che in inglese tutti i farmaci si chiamano drugs, quindi è proprio un termine, è un errore che si fa nell'uso comune del termine, non è che tu hai citato i farmaci attivi sul sistema nervoso centrale, sono tutti farmaci che se definiamo come droga qualunque sostanza, come ti ho detto, che è in grado di alterare l'equilibrio psicofisico e le funzioni percettive, la gran parte dei farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale sono droghe, sono semplicemente legali, prodotte secondo. Però se la domanda è, nei psicofarmaci che trovo in farmacia, dalla benzodiazepina ai tranquillanti maggiori, ci sono contenute piccole quote di molecole da cannabis, la risposta è no. Io semplicemente dico che forse è giusto per tutti, consumatori, per piacere o per scopo terapeutico, le cose anche che si accavallano nella percezione delle persone. C'è il problema però della qualità del prodotto, questo è della costanza del contenuto di principio attivo, questo credo sia un tema che rende ancor più necessaria una forma di legalizzazione o comunque una forma… Per fare un esempio in questo senso che è più facilmente comprensibile, i rimedi omeopatici, abbiamo detto prima. Il rimedio omeopatico si chiama correttamente rimedio e non farmaco per il fatto che deve sottostare a determinati controlli e autorizzazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che è quella che vigila sulla non tossicità delle sostanze. Si ferma allo stadio di rimedio e non diventa farmaco perché, superata la valutazione di tossicità, un farmaco deve sottoporsi a prove di efficacia e quindi deve essere usato in ulteriori test per vedere che sia, oltre che non dannoso, non tossico, anche utile prima rispetto a se stesso, cioè avere un'attività, e poi rispetto ai farmaci che ci sono già in commercio, che è la fase dell'efficacia. Quindi da questo punto di vista il problema dell'utilizzo di sostanze naturali, pensiamo all'erboristeria, pone molti problemi rispetto comunque alla tutela del cittadino consumatore, che deve essere garantito sul fatto che usa sostanze che non siano tossiche,
ma non in quanto tossiche in quanto tali, ma perché sono impure, perché contengono delle sostanze. Quindi il problema poi, se non voglio andare troppo nel tecnico, insomma, è complicato lo statuto di farmaco, infatti si dà a sostanze che hanno passato le prove di non tossicità e di efficacia. Lo statuto di rimedio, chiamare un rimedio omeopatico farmaco è un errore concettuale, anche se mi rendo conto che nell'uso comune poi si... Non so se ti ho chiarito. Comunque adesso in Olanda, appunto in farmacia, mentre cioè, ci sono due canali, c'è la marijuana o l'hashish che si comprano nei coffee shop e ci sono invece c'è il canale della vendita in farmacia di questo. Ma che probabilmente sarà sottoposta a dei controlli di questo tipo controllo qualità e controllo, e quindi e costa anche molto di più di quello del coffee shop, e questo è un problema per cui quelli che usano a scopo ricreativo terapeutico continuano ad andare al coffee shop. Quindi, però io penso che le regioni potrebbero forse studiare anche questa modalità, come è in Olanda, come è prodotta, come è diffusa, attraverso quale certi meccanismo da parte dei medici che fanno una ricetta, insomma, no? Questo forse sarebbe anche interessante che fosse già sviluppata nella conoscenza, sapere questo. Sì, perché... Questo passa attraverso toglierlo dal circuito dell'illegalità e farla entrare nel circuito delle sostanze. Il problema di dipendenza è in larga parte un problema oggettivo e misurabile, ma non completamente. È uno delle possibili assi, delle possibili categorie su cui noi classifichiamo le droghe. Le droghe possono essere in genere classificate per capacità di indurre tolleranza, che vuol dire che per avere gli stessi effetti tu devi progressivamente aumentare la dose perché il tuo organismo si abitua, come le benzodiazepine, per esempio, e la dipendenza fisica, la dipendenza, scusa, che poi si divide un po' artificiosamente in fisica e psicologica, dove fisica è l'insorgenza di manifestazioni più o meno gravi dal punto di vista fisico quando viene a mancare nell'organismo la sostanza per cui si è sviluppata la dipendenza, e psicologica, che è quella invece più difficile da distinguere tra la vera dipendenza psicologica e l'autosuggestione. Se usiamo queste classificazioni, non c'è dubbio che la marijuana è una sostanza che non dà, se non in dosi estremamente elevate, tolleranza, quindi il fenomeno della necessità di aumento, ma proprio legata al modo con cui si usa, non è un problema, mentre invece è un problema per molti altri farmaci. È quello della dipendenza fisica, della dipendenza. Sulla dipendenza sicuramente, in termini di dipendenza fisica, la marijuana è agli ultimi posti in classifica, ci sono molte altre sostanze, compresi i farmaci, che la possono determinare. Dal punto di vista della dipendenza psicologica è molto legata agli stili di consumo, proprio perché lì è un problema culturale nelle modalità di utilizzo, quindi. Per cui sui due parametri della tolleranza e dipendenza la marijuana è certamente nei livelli inferiori rispetto a sostanze sia illegali che legali, il tabacco, l'alcol e i farmaci. Non aggiungo nulla nel merito, tento di fare solo una brevissima riflessione politica. Mi pare che anche questa vicenda sia paradigmatica di quanto ciclicamente, come ricordava il dottor Liberati, ci troviamo a fronteggiare, ci troviamo a vivere anche rispetto ad una dimensione della politica. È stato opportunamente parlato, anche se parlato anche opportunamente, di quanto sta accadendo rispetto a medicine non convenzionali o complementari o integrative, insomma, omeopatia, acupuntura e un po' di altre esperienze. Io penso che si stia riuscendo in qualche modo non tanto a sconfiggere il tabù dell'evidenza scientifica, si stia riuscendo a sconfiggere una ostilità che buona parte della classe medica, che buona parte della politica e delle istituzioni hanno fino ad ora avuto per molte ragioni rispetto a
pratiche che sono talmente poco non convenzionali da avere storie millenarie, magari, e proprio attraverso una miriade di esperienze che già oggi, anche dentro il sistema sanitario nazionale e regionale di questa regione, trovano un riscontro straordinario nella relazione, in una relazione diversa, anche molto spesso, tra medico e paziente, ecco, stiamo riuscendo culturalmente ad affermare il principio che la libertà terapeutica di fatto definisca anche nuovi diritti e nuove responsabilità. E allora anche rispetto a questa vicenda straordinaria in positivo e negativo legata all'utilizzo della cannabis a scopi terapeutici, io ritengo che si debba riuscire adesso, e ci sono segnali importanti, che oggettivamente era impensabile sono fino a qualche mese fa che nel nostro paese un ministro potesse assumere politicamente quella, una responsabilità, insomma, definire un percorso. E allora accanto a questo, è già finito, a me parrebbe molto importante che nelle nostre responsabilità, qui abbiamo un autorevole membro dell'Agenzia Sanitaria Regionale, si cominciasse anche in questo caso dal basso a richiedere, magari attraverso protocolli, fra Regione Emilia-Romagna e Ministero della Salute, la possibilità di utilizzo sperimentale, così come mi pare sia possibile richiedere, anche rispetto ai contenuti della legislazione attuale, e attraverso questo, laicamente davvero, ma nella reciprocità anche delle convinzioni e della possibilità di dimostrazione di effetti positivi che mi pare davvero nessuno neghi, magari talvolta vengono troppo enfatizzati, ecco, si possa cominciare qualche percorso innovativo stressando al massimo tutte le competenze che già oggi, in un modo o nell'altro, le regioni hanno. Abbiamo un contesto davvero più favorevole e forse è proprio un ruolo che anche rispetto alla definitiva, se mai accadrà, davvero speriamo di sì, soluzione dal punto di vista normativo nel nostro paese di questa vicenda e di tante altre che potrebbero seguire, l'esperienza dei territori, il coinvolgimento dei medici di base, di medicina generale, possono servire allora al raggiungimento di quell'obiettivo più ampio. Abbiamo presentato, Franco, non te l'ho mai detto, prima della pausa estiva dei lavori dell'Assemblea legislativa, un documento, una mozione politica che ha sottoscritto assieme ad altri esponenti di forze politiche del centro-sinistra, la discuteremo in aula alla ripresa nel 2007 e magari anche attraverso, no, questo segno, come ha fatto il Lazio, come hanno fatto altre regioni, in qualche modo anche l'agenzia sanitaria, anche la responsabilità politica in giunta dell'assessore della sanità saranno motivati, saranno confortati nel richiedere allora, no? Una buona prassi di federalismo, no? Una buona prassi di federalismo, perché quando noi vogliamo, abbiamo saputo in questi anni, pretendere con forza che ai territori venissero consentite espressioni, venissero costituite la definizione di esperienze, eccetera, eccetera. Ecco, abbiamo un ruolo importante, non possiamo mortificarlo, dobbiamo utilizzare questo momento, nel programma della coalizione, della nostra coalizione di governo, c'è per la prima volta nella storia, ad esempio, la previsione di una definizione legislativa, di un quadro di riferimento legislativo per le medicine non convenzionali. E in tal senso, allora, la proposta di legge delle Camere che abbiamo approvato in luglio in unanimità in regione è un dato importante, è un fatto importante. Quindi la libertà terapeutica come di fatto strumento per definire nuovi riferimenti di diritti, nuove libertà nel senso più ampio del quale abbiamo uno straordinario bisogno. Ecco, vi ringrazio della partecipazione.